il piede di una dea, Artemide Opeito, dea della persuasione, con i meravigliosi drappeggi della sua veste ad essere raffigurato nel frammento del fregio del Partenone che vola dalla Sicilia in Grecia grazie ad un accordo tra i due paesi legati da una storia archeologica comune. Sottoscritto secondo la legge italiana, l'accordo prevede che per un periodo di 4 anni, rinnovabile una sola volta, il Salinas trasferisca al Museo dell'Acropoli di Atene il frammento dal titolo Reperto Fagan, appartenente al Partenone, attualmente conservato a Palermo perché parte della collezione archeologica del console inglese Roberto Fagan, acquistata dalla Regia Università di Palermo nel 1820. In cambio, da Atene, arriveranno a Palermo 2 importanti reperti delle collezioni del Museo dell'Acropoli, ciascuno per un periodo di 4 anni. Si tratta di un'importante statua acefala di Atena, databile alla fine del V secolo a.C., e di un'anfora geometrica della prima metà dell'VIII secolo a.C. Fu l'archeologo Walter Amelung nel 1893 a riconoscere come un originale attico il frammento a torto confuso tra i marmi recuperati dal Fagan durante i suoi scavi a Tindari del 1808 e che ora torna temporaneamente nella sua antica casa greca.